la bella uscita pomeridiana, insomma, con un mio caro amico di cui ho incontrato anche altri amici passeggiando, e ringrazio il caro Stefano Di Lauro, atleta e anche responsabile dello staff della Fortitudo Basket Trani, che giustamente mi ha detto: "Ma come, Nicola, riprende qualche campionato, perché non fai pronostici?" È quello che andrò a fare proprio nel corso di questa diretta. Ma prima di parlare di questa cosa, volevo un po' fare il punto della situation per quanto riguarda la situazione campionati europei di club, dove chi più chi meno sta cercando di avere una sorta di regia a riguardo, per provare a ripartire in sicurezza. Ovviamente adesso a maggio, magari in pochi, forse chissà, solo la Bundesliga ripartirà ora a maggio, ma da giugno credo, almeno se in un certo qual modo poi gli enti federali giustamente vorranno rivendicare, tra virgolette, un po' il fatto che si riprendano i campionati, vedendo per esempio la Premier League, quello inglese o quello spagnolo, che ne so, qualcuno minore come la Repubblica Ceca, e quindi comunque staremo a vedere. Poi inoltre oggi, durante la bella passeggiata con il mio caro amico, anche che mi ha offerto gentilmente dalla gelateria, la nostrana gelateria Arte Fredda qui a Trani. Purtroppo sulle vie sono abbastanza scarso di memoria, comunque la consiglio per chi è nostro concittadino di Trani: prodotti davvero buoni, gelato buono. Mi sono gustato una bella coppetta piccola di gelato gusto bis, limone e fragola. Intanto ringrazio chi si sta prestando a seguire questa diretta che sto facendo. E poi sono passato, anche seppur per pochi attimi, dal nostro dipartimento qui a Trani di salute mentale dell'ASL BT, dove insomma sicuramente ci sarà da fare un gran bel lavoro per ripulire tutta l'erba che, purtroppo, ahimè, ai noi, visto che io faccio parte dei pazienti del SIM di Trani, andrà fatto davvero un gran bel lavoro di pulizia del verde. E insomma, sicuramente c'è anche il fatto che ho grande voglia di ricominciare i vari progetti: giardinaggio, ortoterapia, centro lettura, gruppo AME e quant'altro, anche se già domani mattina via Skype farò insieme ad alcuni pazienti, all'assistente sociale, allo psicologo, una sorta di gruppo AMA via Skype, quindi utilizzando il mezzo della tecnologia. E poi sempre domani e poi anche venerdì alle ore 18 parteciperò con i responsabili ragazzi della sezione di Trani di Legambiente a dei video incontri di formazione che sicuramente credo saranno molto ma molto interessanti. Ovviamente domani, quando mi sarà possibile, vedrò le sintesi delle puntate di NXT e di All Elite Wrestling Dynamite. Diciamo che sono
Sono molto contento sicuramente che la WWE si sia un po' ripresa lunedì in termini soprattutto di spettacolarità nella puntata di Raw, però c'è il grande interrogativo che però finalmente è stato reso affermativo, che il caro Sami Zayn mi sa che se non risolvi il tuo problema ben presto ti ritroverai al di fuori della WWE. Perché dico questo? Perché l'atleta di origini siriane, anche se comunque per quanto riguarda diciamo le opere di come posso dire di donare soldi e quant'altro, Sami Zayn, da quanto ho letto sul web, è molto fa cose di diciamo di questa tipologia, donazioni, quindi beneficenza. Però, siccome lui, Sami Zayn, è lontano da SmackDown, che è il suo brand di appartenenza, da tante settimane, proprio questa mattina ho letto che giustamente la WWE ha deciso di revocargli il titolo intercontinentale che ricordo aveva vinto un po' in maniera rocambolesca contro Braun Strowman, insomma, poi cioè, voglio dire, un Sami Zayn che da quando è entrato a far parte del main roster si è trovato, cioè, dopo diversi anni che il titolo vinto contro Braun Strowman è stato il primo e l'unico, ma per cortesia, per questo ti ringrazio, caro Danny Wrestling. Ciao Danny, siamo un po' vicini noi youtuber e facebookisti di wrestling. Niente, detto questo, tornando a essere seri per quello che posso. Appunto, la WWE ha ufficializzato un torneo ad interim per decretare il campione, il neocampione intercontinentale, ma penso molto probabilmente che la finale potrebbe avvenire in quel di Backlash, se non mi sbaglio, il 14 giugno in pay per view, ricordo sul WWE Network in Italia su Sky prima fila. Non lo so se è stato reso già noto qualche partecipante. Comunque, ho già il giusto hype, la giusta attesa per quel che sarà la prossima puntata di SmackDown, dove, se la mia memoria non mi inganna, ci sarà un'edizione speciale di Miss TV con ospite speciale. Scusate il gioco di parole. Otis, il grande baldanzone Otis, fresco dalla vittoria della valigetta nel Money in the Bank Ladder Match maschile, che ripeto, per me è stata una baldoria, un caos totale. Comunque sono gusti, c'è chi magari questi due Money in the Bank Ladder Match che si sono svolti in contemporanea sono piaciuti. Di certo, una cosa che non mi è piaciuta, ma non mi riferisco al pay per view Money in the Bank, mi riferisco invece a Raw, cioè ho visto davvero un Seth Rollins spietatissimo, cioè addirittura siamo arrivati adesso a far sanguinare la palpebra dell'occhio destro di Rey Mysterio, incredibile sicuramente. Tutto è stato fatto in chiave narrativa perché Rey Mysterio nel backstage le aveva detto: guarda che tu diventerai padre, quindi mi raccomando, mica una cosa semplice, eh? Quindi se l'avrà presa un po', so, come dire, se l'avrà legata al dito questa cosa, lo ha punito severamente, dopo che Rey Mysterio era stato soggetto già al lancio del terrazzo, che poi vabbè, sicuramente c'era una qualcosa per come posso dire, per evitare un colpo accidentale
al pay per view, il volo che gli è stato fatto fare da Baron King Corbin a Re Mysterio e ad Aleister Black, che proprio Re Mysterio ed Aleister Black hanno affrontato a Raw appunto Seth Rollins, il messia Seth Rollins e Buddy Murphy, il famoso discepolo. Ma veniamo alla chiusura di questa diretta serale Facebook, che però prima di andare a fare i miei pronostici per il campionato, per la giornata di ripartenza della Bundesliga, domani vediamo un po' se riesco, almeno tento di fare una diretta Facebook, magari al pomeriggio o verso l'ora di pranzo. Bene, andiamo quindi in corso dicendo appunto i pronostici. Secondo me, però, che vi dico, scelto segno unico, segno fisso 1x o 2. Ringrazio ancora Stefano per avermi dato questo suggerimento, visto che comunque con la situazione del coronavirus tanti campionati si sono fermati, però. Io dico, se ripartono, che ripartono in sicurezza, che poi vabbè, bisognerà sempre comunque aspettare il vaccino per questa situazione qua. Allora, partiamo dalle partite di sabato, quindi che si disputeranno tra 3 giorni. Augsburg, ho detto all'italiano, Augusta Wolfsburg 1, Borussia Dortmund Schalke 04x, Düsseldorf Paderborn 1, Hoffenheim Hertha Berlino 1, Lipsia Friburgo 1, Francoforte Borussia Mönchengladbach x. Domenica 2 partite, Colonia Magonza 2, Union Berlino Bayern Monaco 2. Lunedì si chiude col posticipo del Monday Night con Werder Bremen Bayer Leverkusen, segno X per me. Domani invece dirò dei pronostici della Serie A bielorusse, sicuramente un campionato un po' meno conosciuto. Comunque, vogliamo colgo la palla al balzo dell'idea del consiglio, del suggerimento che mi ha dato Stefano Di Lauro, che saluto. Ciao caro Stefano, buona serata a te e alla tua famiglia. E niente, noi siamo arrivati alla conclusione. Ricordo che la diretta di questa mattina, quasi verso l'ora di pranzo, poi l'ho pubblicata anche sul mio canale ufficiale YouTube, però l'ho pubblicata per la prima volta in maniera premiere istantanea alle ore 13 e penso che farò lo stesso anche per questa diretta che pubblicherò lo stesso su YouTube come premiere istantanea, credo massimo alle 19:30. Bene, grazie a tutti, buona serata, noi ci vediamo domani. Mi raccomando, manteniamoci in linea, visto che adesso possiamo anche uscire, quindi approfittiamo per fare qualche bella passeggiata. Ciao a tutti, alla prossima, domani, ciao!